Non si placano le polemiche sul progetto di via Pantini a Pescara e che trasformerà la viabilità nella zona sud della città. I lavori porteranno al taglio di 58 pini decennali. L'amministrazione comunale, nei giorni scorsi, per bocca del sindaco Masci, aveva assicurato che si cercherà di salvarne il maggior numero possibile, piantandone poi 1.000. Mentre le opposizioni e il Movimento 5 Stelle, oltre ad alcune associazioni, criticano il progetto, spiegando che con un percorso alternativo non si andrebbero a toccare le piante. Questo tracciato passa diversamente da quello che si era pensato all'epoca della redazione della bozza del piano di assetto naturalistico, a cui io ho contribuito sicuramente, redatto nel 2008. Tant'è che venimmo qui con una delegazione comunale, con i dirigenti dell'epoca, e individuammo questa strada su cui siamo adesso, su via Pantini, l'allargamento di questa per ovviare all'eliminazione della strada, della bonifica che passa attualmente dentro la pineta. Quindi, ok per questo tracciato, ma non per quello che oggi viene previsto a ridosso del muretto di recinzione di uno dei comparti della pineta. Le piante da eliminare erano 6-7, anche di scarso pregio, quindi non assolutamente l'alberata che abbiamo oggi a disposizione e che si vede lungo questa strada dopo 10 anni che noi abbiamo redatto quel documento, che fu un documento di bozza e che comunque doveva essere rivisto, e come è stato rivisto da quelli che sono venuti dopo, dalle amministrazioni che si sono succedute nel tempo. E questa amministrazione, si assume nel bene e nel male la responsabilità di attuare il progetto che ci è stato prospettato, che noi abbiamo scoperto essere tale. Io personalmente da un mese a questa parte, che assolutamente non conoscevo, pur avendo lavorato all'epoca e pur avendo lavorato su un'idea di strada che è diversa da quella che viene prospettata oggi. Mai e poi mai io mi sarei sognato di sostenere l'attraversamento della pineta con una strada del pendolo, come insomma viene definita oggi.